Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, ecco qui il nuovo pacco di Agostini che contiene 4 nuovi numeri del Guanto dell'Infinito. In questo pacco c'è anche l'omaggio che aspettavamo, ovviamente lo vedremo dopo. Allora, vado a recuperare i fascicoli che sono dal 26 al 29. Quindi, come al solito nel video di oggi andremo a leggere i fascicoli in modo tale da vedere cosa dobbiamo fare e poi nel video di domani li andiamo a montare insieme. Ovviamente, dopo aver analizzato i fascicoli, andremo ad aprire e vedere nel dettaglio anche il regalo. Allora, iniziamo con il numero 26 e andiamo a vedere, perché sicuramente continueremo l'indice come previsto. Quindi in questa uscita continuerai ad assemblare l'indice del tuo guanto dell'infinito e aggiungerai alcuni elementi alla seconda falange. Allora, se vi ricordate, avevamo lasciato il dito piuttosto incompleto l'altra volta e in questo numero ci danno alcuni pezzi. Chiaramente, come previsto, sono divisi in micro pezzetti in modo tale da poter allungare il brodo fino al numero 100, ma diciamo, per fortuna, almeno le fasi di assemblaggio non sono per niente difficili, quindi perlomeno mi sembra che questa parte sia molto semplice. Ovviamente proseguiremo con l'indice per diversi numeri, quindi anche con il numero 27 continuerai ad assemblare l'indice del tuo guanto dell'infinito installando diversi elementi che formano la struttura interna della seconda falange. Quindi andiamo a vedere, riceviamo 1, 2, 3 pezzi, diciamo, grandini, una rondella e delle viti. Come potete vedere si continua a costruire la struttura, questa si mette, questo pezzo va a coprire la parte superiore e poi con la parte laterale si va a chiudere formando, diciamo, la falange completa. Chiaramente, allora, ci lasciano un pezzo da utilizzare nel numero 28 perché, diciamo, fare troppi passaggi insieme non va bene. Nel numero 28 continuerai ad assemblare l'indice del guanto dell'infinito aggiungendo alcuni elementi alla struttura interna della seconda falange. Quindi iniziamo a costruire la seconda falange con 1, 2, 3, 4 pezzi, 2 rondelle e 4 viti, di cui, diciamo, 2 sono extra. Quindi continuiamo a costruire la seconda falange, come vedete sta diventando sempre più grande questo dito e diciamo che il montaggio mi sembra sempre molto simile, quindi piuttosto lineare, per fortuna mai noioso, e il risultato finale è questo, diciamo. Quindi si arriva a questa parte, quindi il dito non è completo ma sicuramente già molto carino da vedere. Allora, non mi aspetto di finire l'indice con questo numero, quindi allora in questa uscita assemblerai il gruppo che ti consentirà di unire l'indice al resto del guanto dell'infinito, ma infatti non credo che sarà completo. Vediamo, abbiamo 1, 2, 3, 4 pezzi, 2 rondelle e poi 2 gruppi di viti. Allora andiamo a montare questa struttura che appunto ci consentirà di unirlo poi al resto del guanto, ma infatti il dito non è finito. Continuo a non capire queste cose, è normale che uno non abbandoni l'opera arrivato a questo punto, per cui potevamo anche proseguire in ordine, invece siamo arrivati qua e poi si passa alla parte di sotto. Quindi, diciamo, si rimane con qualcosa di assolutamente incompleto, per cui dobbiamo aspettare, vediamo se ci sono dettagli. No, del prossimo numero non mi pare ci siano dettagli. Vediamo un attimo proprio alla fine se c'è qualcosa, ma non credo, diciamo, no, infatti. Per cui niente, dobbiamo aspettare la prossima spedizione dove spero completeremo questo dito iniziandone un altro. Allora, per quanto riguarda l'omaggio, invece abbiamo questo guanto di Thanos, però in versione Iron Man. Sapete che è il guanto che alla fine indossa Iron Man quando uccide e sconfigge Thanos. Allora, sicuramente è bellissimo, molto carino da vedere, con questa base di esposizione dove c'è scritto Avengers Endgame. Guardate, dunque, a livello di grandezza rispetto alla mia mano potete capire, diciamo, quanto è grande. È sicuramente un bell'oggetto da esposizione, ma sicuramente per quanto riguarda il suo valore non credo che valga nulla, quindi anche a livello di rivendita futura, diciamo, non credo
che valga la pena metterlo in vendita. Questo è sicuramente un bell'oggetto da regalare a qualche amico. Allora, diciamo che non mi aspetto un montaggio difficile visto quello che abbiamo appena analizzato sui fascicoli, ma diciamo che lo sapevamo, no? Avevamo già messo in conto che ricevendo mezzo guanto all'inizio tutto il lavoro sarebbe stato sulle dita, e infatti secondo me andremo avanti ben oltre il numero 50 o 60 anche facendo le dita, perché se andiamo avanti così arriveremo ben oltre quei numeri. Molto carino anche il regalo che c'è in questa spedizione, anche se, come ho detto, diciamo, è puramente di esposizione, da esposizione, quindi nel mio caso ho già trovato un amico a cui regalarlo, lo regalo molto volentieri perché so che verrà gradito sicuramente. Detto ciò, a questo punto vi ricordo di non perdervi il video di domani, perché andremo a montare questi quattro numeri, quindi a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video, e vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere in generale nessuna delle prossime cose che arriveranno sul canale. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!